Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo episodio di Knights of Honor. Chi ha assistito ai precedenti episodi ha visto che il nostro caro regno di Highlands è immunito adesso finalmente di ben tre province e dobbiamo decidere come espandere il nostro reame. Come vedete qui, ragazzi, l'unica nazione che ci stima leggermente è il Galles che praticamente controlla tutta la Bretagna, buon parte dell'Inghilterra, diciamo, non la Bretagna perché manca la Scozia. Mentre abbiamo la possibilità di unificare l'Irlanda e allo stesso tempo abbiamo la possibilità di sottrarre un territorio a Lothian. La decisione è abbastanza ardua. Abbiamo due lord disponibili, uno mandato in crociata, un altro qui che ci fa guadagnare 13 dal principato di Novgorod, un mercante. Allora, io per prima cosa, siccome io vorrei eliminare un po' sta rottura di scatole da parte del califfo, andrei a fare una bella pace con loro. Dopodiché, vediamo se rientra dalla crociata il nostro Lord. Ok, il Lord è rientrato. Dove si trova? Yes, my lord. Si trova in Provenza. In Provenza noi lo mandiamo di nuovo a casetta. I love the sea. La distanza è parecchio, però noi facciamo circunnavigare l'Europa, lo facciamo sbarcare appunto in Irlanda qui. Land here. Foreign loyalist dogs are rebelling. Town authorities have been taken over. My liege. Dai, eliminalo. Sti ribelli del cavolo. Che rompono le scatole sempre e comunque. Yet another glorious victory, sire. Torna. Noi abbiamo tre sovrani, tre lord in Irlanda. Presto li mandiamo magari a considerare la conquista dell'Irlanda. Eccolo qui che è appena arrivato. Lo mandiamo a Ulster. Yes, te rientri a casetta. Raise sails. Ok. Land here. A Iversen. Let us restock and rest. And the Pope has called for a crusade. Yes, my lord. Hurrah! A royal child is born. Allora. Sono arrivato un po' di notizie. Allora, Principe Harry. Poi abbiamo un baby che ancora deve crescere. Abbiamo tre principesse da piazzare. Eh sì, dico proprio così, ragazzi, perché bisogna veramente piazzarle. Allora, dove le porto? In Europa siamo messi mali. Mali, mali, mali. Vediamo. Diamo la nostra principessa Cristina a Mangu. Va bene così. Almeno uno l'abbiamo piazzata. Cordoba. Con Cordoba. Aliza, Alicia e Alina. Aliscia. Vabbè. Completamente cultura diversa, non ce la darà mai sposa. Non è che ce ne siano tanti disponibili. Fatimid, siamo da poco rientrati dalla guerra. Eh sì, l'ho messo male. Loro non hanno nessuno. Con Lothian invece sì. Anche se non mi importa. Yes, my lord. Allora, te ritorno a casetta. Te sei qui, te ti sei infilato dentro, ok, appena migliorato la tua capacità.
Dai, vai pure te. Perfetto. Andiamo a fare un po' di miglioramenti, allora. Frecce. Booster le mura. Qui abbiamo la possibilità di fare. Abbiamo abbastanza soldi. E lo mandiamo in Galles. At your service, sire. Non mi importa. Servono 2000 ragazzi per l'armeria. E allora te. A new construction. Sali pure tu qui nelle Highlands. We have built a new build. We have built a new building, sir. I miglioramenti, ragazzi, servono sempre. Let's march. A rebel army has just been formed. Quando mai abbiamo qui il nostro Lord. Adesso ovviamente è rientrato Godfrey e la situazione migliorerà notevolmente. Abbiamo un crociato disponibile. Allora, la cittadina di Lothian, Shaak Clyde, deve essere conquistata. Quindi anche se abbiamo delle buone relazioni con loro, dobbiamo dichiarare guerra. Presto invaderanno le nostre terre. Eccoli qui che arrivano. Dai, ci possiamo trovare subito. Pronto. Ad affrontarli. Perfetto. Strachtild. La cittadina che presto conquisteremo, sovrano conquistato, catturato prigioniero, abilità di assedio mi servono, noi qui stiamo per perdere un'unità, torniamo a casetta, subito e ripartiamo. Attack. Dovranno fare un po' da soli. The queen has given birth to a healthy child. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Allora. La principessa appena tre maschi, ragazzi, tre maschi da poter sfruttare. Vediamo un po'. Si sono spuntate principesse, principini. No, al momento no. Anche se, magari, Catalogna, gli diamo sposa Giunilda, con Pascal che è anziano. Accetta, Paura di perdere la dinastia, quindi ci... Gli piace la situazione, al vecchio birbante. My liege. Voi. Now that I am more skilled, I want to tornate nelle Highlands. Ah, fortifichi le tue qualità. Now. E rimani dove sei. Ragazzi, magari a qualcuno di voi verrà fuori il dubbio. Perché non abbiamo formato la Scozia? Beh, perché in questo gioco, appunto, è un problema di giochi vecchi, datati, è che realmente non sono le province a formare le nazioni, ma sono le nazioni stesse. Mi spiego. Siccome Lothian esiste ancora sulla mappa, quindi è lì, in basso, alla contea di East Anglia, questo non permette quindi la cancellazione di quella nazione, quindi Lothian, e quindi non permette l'unificazione scozzese. Dunque, cosa fare?
dobbiamo conquistare questo pezzo di terra. Al più presto possibile, direi. Church. Sire, we have spotted enemy troops marching through our land. What is your command? The Pope has called for a crusade. Dove sei? Yes. E vai a dare una mano. Let us restock and call to arms. A town is under siege. Dovemmo farcela da soli, però infatti non è stato un problema. Town authorities have been taken over. La cittadina di Strachild è stata conquistata. Adesso abbiamo il pieno controllo. Back to the castle. Attendiamo un pochettino, ragazzi, e poi ci spostiamo verso East Anglia. Ribelli a Ulster. Ormai proprio di fronte casa ce li ritroviamo. Allora, qui ragazzi andrei subito, dico subito, velocemente, a investire Leicester per cercare di convertire la provincia, perché siamo tutti cattolici, mentre questa provincia sono pagani. Quindi dobbiamo, se vogliamo guadagnare di più da quella provincia, dobbiamo subito convertirli al più presto. Back to the castle. Yet another glorious victory. What is your command? Board ships. Imbarcatevi. Warm food at last. I love the sea. My lord, let us restock and rest. Yes, my lord. Marching. What is your wish? I am moving. What is your command? I was getting seasick. Let's march. I was getting seasick. Let us land. Eccoli qui. To battle and victory. To battle and victory. E cerchiamo di conquistare subito anche questa provincia. Non dovrebbe essere difficile. We have received a diplomat. The Pope has called Perfetto. For a crusade. Sire, we conquered an enemy. Ai. Ho fatto un piccolo errore, ragazzi. Dovevo vendere, dare praticamente, chiedere riscatto ai prigionieri prima di conquistare la cittadina. Invece non ci sono riuscito, quindi i prigionieri sono andati via in fumo senza farci guadagnare nulla. Come detto prima, ragazzi, avendo conquistato l'ultima provincia in possesso di Lothian, noi possiamo reclamare il titolo di Scozia. I am skilled now. I am more skilled now. Quindi adesso, ragazzi, siamo Scotland. Siamo parecchio amichevoli con la Germania, che ha pure un principe o una principessa disponibile. Quindi Royal Wedding, abbiamo dei principi. Principe Warin con Adelaide, oppure il principe Harry, che è primogenito, se non sbaglio. Sire, I present you the royal family. Cavolo, però Warin è molto più potente, quindi pensiamo a Warin. Warin, Adelaide. Perfetto. Royal Wedding non hanno una principessa per il povero. Ma non ci sono principesse in giro. Quindi è inutile cercarle. What is your command? Yes, my lord. Quindi facciamo subito un po' di iniziativa contro i ribelli locali. Senza perdere tempo. Our armies have won yet another battle.
May God bless you, sir. Allora, te ti sei appagato la fiducia della gente, quindi dovresti Day, in qualche sir. maniera riuscire a convincerli del tuo credo religioso. Quindi, perché non spendere un po' di soldi per le province e migliorare le strutture? Tanto i soldi arrivano a palate, ragazzi. King is dead. Il re di claim land to Scott become our court king. Non ho capito bene, cioè, perché è morto il mio, diciamo, re? Loro vorrebbero la provincia di East Anglia, gratuita. E qui si conclude il video, ragazzi. Vi invito a lasciare un bel like, un bel commento, di condividere questo video ovunque sui social e di iscrivervi al canale se non lo siete già. Ovviamente mettete un bel mi piace e un bel like anche nelle pagine qui sotto, e così da restare sempre sintonizzati. Ci vediamo al prossimo video.